la prep di Lightfall. Iniziamo a spiegare un po' di cose, un po' di concetti base per quelli che magari ancora non conoscono la preparazione delle taglie, perché si fa, perché non si fa, a chi serve, a chi non serve, così mettiamo un po' di punti in giro e capiamo un attimino cosa fare e come farlo. Allora, a chi serve fare la prep? Fondamentalmente a nessuno. Partiamo da questo presupposto. La prep serve fondamentalmente per quelli di voi che vogliono prepararsi in modo soddisfacente per la prossima stagione, per due motivi principali. Il primo ovviamente è aumentare il potere bonus dell'artefatto e partire con un piccolo vantaggio rispetto agli altri, eventualmente per qualche piccola attività, e soprattutto il primissimo obiettivo è quello di sbloccare le mod. Sappiamo bene quanto alcune di queste mod possono essere fondamentali e utili, soprattutto nell'ambiente del raid. Ok, quindi l'obiettivo è quello di partecipare alla corsa del raid dal day one, o comunque anche week one, diciamo, anche nella prima settimana. Insomma, avere un vantaggetto, mettete caso che qui esce un'altra volta una roba tipo la mossa finale lucente, la chiarezza indebolita, quella delle resistenze, volendo, che costa meno. Insomma, l'obiettivo è questo, riuscire ad arrivare a sbloccare le mod dell'ultima riga. Ok, ristoro di classe. Grazie. Proprio quello. E come si fa? Quindi, a parte questo, ragazzi, per tutti quelli di voi che non vogliono fare la prep, sono tranquillamente liberi di non farla, non vi pregiudica l'esperienza del DLC al day one, non vi pregiudica eventualmente neanche la partecipazione al raid appena esce, ovviamente. È semplicemente avere un piccolo aiuto e un piccolo bonus per quanto riguarda il potere da portarci dietro, ok? Quindi, questo perché ogni tanto mi chiedete: ma che serve la prep, perché la fai, perché la si fa, eccetera eccetera. Questo è il motivo. Se non volete partecipare al raid durante la prima settimana o alla day one, la prep potete anche non farla, perché tanto non vi serve a niente. Partiamo dalla nostra pagina delle imprese, dove vediamo appunto, io ovviamente adesso ancora non ho iniziato, quindi sono totalmente libero. Come vedete ci sono 63 slot, ok? Imprese e taglie. Gli slot che ci sono qua nelle imprese e nelle taglie sono condivisi. Cosa vuol dire? Vuol dire che se avete delle imprese in più, vi occupano spazio per le taglie. Quindi l'obiettivo, quando iniziate a fare la prep, è avere la pagina delle imprese il più vuota possibile. Se avete per esempio i pegni della città sognante, come ce l'avevo io fino a qualche giorno fa, dovete andare per forza di cose a fare l'ammazzadraghi. Se avete delle altre quest che non si possono abbandonare, le finite. Per esempio come questa qui che io dovrò fare, la forgiatura della fonderia. Questa qui è quella stagionale che finirà a breve, quindi lasciatela lì se la state facendo, così intanto ve la finite. Tutto il resto, ragazzi, smontate via tutto, tanto non vi serve. Se volete finire qualche catalyst, fatelo, eccetera eccetera. 63 slot, l'obiettivo è quello di arrivare circa a 60-61. Perché non tutti gli slot? Perché arrivato Lightfall, arrivato il DLC, sicuramente noi prenderemo delle quest, prenderemo delle imprese che possono essere 1, 2, 3 in base a tutti i contenuti che ci saranno. Quindi suggerisco di non arrivare con 63, questo per evitare che poi vi si bughi, che non potete prendere le imprese iniziali, eccetera eccetera. Quindi io non massimizzerei le taglie fino a 63, mi lascerei 2-3 slot liberi, quindi massimo direi di arrivare a 60, ok? Così avete 3 slot per le imprese eventualmente, tanto comunque in ogni caso 3 taglie per personaggio non fanno la differenza. Allora, come sono divise le taglie? Ci sono ovviamente le taglie settimanali e le taglie giornaliere, ok? Ci sono 26 taglie settimanali, che sono quelle ovviamente che vi danno più esperienze e che sono quelle che vi consiglio di fare. Perché iniziamo adesso a fare la prep, o comunque a darvi informazioni sulla prep? Perché così avete modo di prenderle tutte. Tutte quante, perché alcune settimanali sono a rotazione, soprattutto quelle della città sognante. Se iniziate adesso riuscite a prenderle tutte e 7, altrimenti se iniziate tra qualche settimana sicuramente qualcuno poi vi sfugge. Quali sono le settimanali che si possono prendere? Allora, ce ne sono 4 su Europa da Varix, una è fissa, 3 girano. Le 3 che girano settimanalmente sono quelle ovviamente relative alle cacce all'impero. Ci sono 3 cacce, quindi ogni settimana ci chiederà di fare 3 cacce, ok? Quindi 4 da Varix. Città sognante, come vi dicevo, ce ne sono 7, quella del pozzo cieco e le 6 delle sfide ascendenti. Quindi se iniziate questa settimana, ci sono mancano 6 settimane a Lightfall, quindi se iniziate adesso riuscite a farle tutte e 7. Ce ne sono poi 8
da Hawthorne, che sono quelle del clan, che probabilmente sono quelle un po' più rottura dei balls, perché dovete ovviamente in parte avere il clan e poi che ne so, ci sono le 10 partite di azzardo eccetera eccetera, che non sto qui a spiegarvi, insomma sono quelle un po' più lunghe, ma sono quelle anche più remunerative, quindi fatele se volete essere super super mega pronti. Ce ne sono due sul cosmodromo da Shohan, ok, molto semplici, queste sono veramente le più semplici. Ce ne sono quattro sulla luna che non girano, sono fisse, due all'Eggio dell'Incantamento, due da Erismorn. L'ultima settimana la trovate su Eternità dal Cavallo Stellare, che appunto è quello che vi chiederà di fare un tot di punti all'interno delle sfide dell'Eternità. Una volta fatte queste 26, è il momento di andare a fare le giornaliere. Quali giornaliere fare e perché? Quello che vi consiglio io per massimizzare tutto il farming che poi faremo su Lightfall è quello di andarvi a prendere 7 taglie dai vendor che hanno il potente in torre. I potenti in torre che potete prendere sono quelli di Banshee, quelli di Shax, quelli di Zavala e quelli di Il Ramingo. Perché farne 7, ragazzi? Farne 7 perché, come sapete, l'armamento potente si prende a 8 taglie, ma se voi vi tenete 8 taglie da una season all'altra, da un DLC all'altro, il potente che vi droppa ve lo droppa al potere vecchio. Quindi se voi ve ne tenete 7, oltre a tenervi le taglie per fare la prep, poi durante la prima settimana avete la possibilità di fare una taglia sola di Lightfall, consegnare l'ultima taglia e ve lo dà al potente che vi serve a voi. 7 da Zavala, 7 da Shax, 7 da Banshee, 7 da Ramingo. Mi sono ricordato, da Ramingo. Sono 28. Ci rimangono, in base a quanti poi slot volete liberare dal vostro tab delle imprese, circa 6-7 tagli, ok? Le ultime 6-7 taglie fatele dove volete. Qualsiasi taglia che volete andare a fare la potete prendere. Potete andare a fare le trials se siete dei PvPari. Volevo aggiungere un aggettivo ma non lo dirò. Zona morte europea, cosmodromo, qualsiasi taglia giornaliera potete ficcarvela lì dentro. E poi eventualmente aspettare sempre Lightfall per riscattarle. Così facendo voi siete estremamente preparati per Lightfall. Questo è il giro di taglie che va fatto. Poi una volta che arriverà Lightfall, quello che dovete fare per riscattare le taglie, cioè quando riscattarle e come riscattarle, è molto semplice. Tenetevele lì finché non prendiamo il nostro manufatto della season, ok? Una volta che abbiamo riscattato il manufatto, andate sul vostro spettro, mettetevi luce accecante, dopodiché mettetevi in squadra con qualcuno e riscattate le taglie all'interno di una destinazione. Questo perché? Perché all'interno del pass, la maggior parte delle volte, sempre se Bungie non cambia qualcosa, troverete dei bonus XP. Bonus PE squadra piccolo, bonus PE squadra piccolo, eccetera eccetera. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che una volta che qualcuno della squadra è arrivato, per esempio, a livello 5 o a livello 7, via dicendo, aumenta un pochino i PE della squadra. Quindi stare in squadra ci dà quel 2% in più. Ovviamente la percentuale aumenta ogni volta che si va avanti con il pass, si sommano tutte, quindi si arriva a fare 2, 4, 6 eccetera eccetera, quindi più si è alti più esperienza si prende, e questo è cumulabile con tutti i vostri compagni di squadra quando farete questa cosa. Quindi ragazzi, questa è la prep, divertitevi, fate quello che dovete fare, vi ricordo ovviamente che non è obbligatorio per tutti, quindi scelta vostra se partecipare alla prep oppure no.